lo stradiologo è ormai all'ultimo stadio, ma non lo dico io, lo dice il personale medico, lo dicono i cittadini, lo dicono gli utenti. Si vive una situazione drammatica all'interno della struttura ospedaliera, cosa che invece non avviene negli altri ospedali della Calabria, dove ci sono sicuramente difficoltà, si paga il momento di finanziario difficile, tutto quello che vuole, però bene o male negli altri ospedali ci sono situazioni funzionanti. Su Polista c'è stata un'attenzione diversa, la stessa cosa su Vibo Valentia, per non parlare di Reggio Catanzaro e Cosenza. Non c'è stata nessuna attenzione nei confronti di questo ospedale. E quando si continua a parlare dell'investimento di 14 milioni di euro per l'adeguamento della struttura, poi bisogna anche dire ai cittadini la verità: siamo partiti da 22 milioni di euro, se la strada si sta facendo in questi anni ne abbiamo persi quasi 8 milioni di euro. Adesso si parla di reinvestire 14 milioni di euro, si è stato mandato alla stazione unica appaltante il progetto, e sono mandato il progetto preliminare. Ciò significa per l'appalto e la progettazione esecutiva, ciò significa che passeranno prima di un possibile inizio dei lavori per ristrutturare l'ospedale, passeranno minimo 2 anni, 2 anni e mezzo, senza intoppi che poi ci sono sempre quando sono lavori con ingenti somme. Quindi siamo davanti a una situazione veramente critica, e queste sono le perplessità. Noi chiediamo anche che venga snellita la procedura, che ci sia un procedimento d'urgenza anche su questo, perché non possiamo accettare di vedere questo ospedale cadere giorno dopo giorno, poi vengono smantellati i reparti. Pensa, tenga conto, esempio, no? Oculistica e Otorino è uno dei reparti, oggi sono degli ambulatori, ma tutto l'ospedale sta diventando una sorta di poliambulatorio. Difficoltà in radiologia, in ortopedia, in chirurgia, in medicina, tutti i reparti ormai sono al collasso, e questo è il motivo, ribadisco, per il quale noi domani andremo a manifestare proprio per la differenza che c'è tra Locri e il resto della Calabria, tra Locri e il resto d'Italia. L'articolo 32 della Costituzione, che sancisce il diritto alla salute dei cittadini italiani, sembra non sia mai stato applicato su questo territorio. Per quanto riguarda la manifestazione di domani, ci sarà il raduno davanti al Palazzo Municipale, andremo poi nel piazzale antistante la cattedrale, dove ci sarà anche l'auditorium, proietteremo un documentario su quella che, su quello che era e su quello che purtroppo oggi è l'ospedale di Locri e della Locride. Poi ci saranno degli interventi programmati degli studenti, dei cittadini, non ci sarà intervento di nessun politico, proprio perché non è una manifestazione politica. Anche noi sindaci non interverremo, daremo la parola ai cittadini, daremo la parola al popolo. Questa è la manifestazione di domani. Con la speranza, approveremo poi questo documento che verrà già oggi deliberato l'Assemblea dei Sindaci, con la speranza che qualcuno voglia iniziare a occuparsi seriamente, concretamente, effettivamente dei problemi di Locride, dei cittadini della Locride, Locride che rischia di scomparire.